Grazie Presidente. Allora, la seduta, diciamo, di oggi, come sappiamo, insomma, viene per la conclusione della discussione generale di un assestamento di bilancio che, se non ricordo male, colleghi, è il quarto per questa consigliatura. È stato quello del 2016, 17, 18 e 19. Sono estremamente contento di questo fatto, anche perché ci sono consigliature spesso, insomma, non riescono a vedere quattro assestamenti, e invece in questa siamo riusciti a vedere quattro assestamenti e forse anche quello del prossimo anno. Quindi certamente un provvedimento che consente di dare continuità all'attività dell'amministrazione capitolina. Ora entriamo un attimo nel merito di quello che è effettivamente questo provvedimento. Partirei da un dato. Se noi andiamo a visionare il bilancio di previsione degli ultimi anni, noi vedremo un trend in crescita sia per quanto riguarda le risorse che sono state distribuite e riconosciute, attribuite, diciamo, alle strutture territoriali, quindi ai municipi, sia sul titolo primo che sul titolo secondo. E questa è un'operazione importante che è stata fatta proprio volta a dare maggiori risposte alla cittadinanza attraverso un'attività al lavoro di quelle che sono le strutture più vicine al territorio e che sono appunto i municipi. Ora, nel corso di questa discussione generale, ascoltando gli interventi anche di altri colleghi, mi sono appuntato una serie di elementi che secondo me invece è importante, diciamo, andare a precisare. Prima di tutto la capacità di un'amministrazione di spendere bene le proprie risorse viene anche da una corretta regolamentazione dell'ente. Quindi il fatto che in questa amministrazione, e devo darne atto ai colleghi della maggioranza, insomma del Movimento 5 Stelle, di aver preso ciascuno in una commissione per quanto di loro competenza, prendere quelli che erano i regolamenti fondamentali dell'ente, trasformarli, modificarli, aggiornarli, adeguarli a quelle che erano le esigenze non solo degli obiettivi strategici di questa amministrazione approvate con le linee programmatiche, ma al tempo stesso anche a quegli mutamenti normativi che sono intervenuti nel tempo. Noi abbiamo dei regolamenti che hanno quasi 20 anni, se pensiamo soltanto a quello di Polizia Urbana, che era appunto veramente credo tra i regolamenti più datati di questa amministrazione, che ha dato certamente attraverso la sua approvazione una risposta. Ecco, è evidente che se l'amministrazione ha una regolamentazione per ciascun settore aggiornata a quelle che sono le normative attuali e vigenti, è evidente che a quel punto la capacità di spendere risorse diventa più efficace, perché è evidente che se una struttura dipartimentale o una struttura municipale ha dietro un bagaglio regolamentare aggiornato, certamente ha delle linee guida più semplici, ha delle disposizioni che gli consente poi a quel punto di non incappare in quel conflitto di competenza. Ma ovviamente una consigliatura dura 5 anni. E quindi non possiamo dire che in questi tre anni sia già stato concluso tutto il programma, ma possiamo sicuramente dire che una grande parte del programma elettorale con cui ci siamo presentati, quindi del Movimento 5 Stelle, che poi è confluito nelle linee programmatiche, certamente è stato portato avanti ed è divenuto certamente realtà all'interno dell'amministrazione capitolina. Se andiamo a guardare ad esempio all'operazione che è stata fatta sul tema del bilancio partecipativo, noi vedremo in questo assestamento di bilancio l'inserimento di una somma di denaro sul titolo secondo, che sono quindi le spese in conto capitale, per circa 20 milioni di euro. Questa è un'operazione che aveva visto già nel 2018 una sperimentazione. In quel caso riguardava un'opera, un intervento
di iniziativa di un privato, quindi tutta la vicenda di Piazza dei Navigatori e della Convenzione non starò qui, diciamo, a riprendere quel tema, in quanto comunque è un tema oramai superato, però che ha visto la confluire nelle casse, quindi in quello che è, insomma, le casse capitoline, di circa 17 milioni di euro. Quindi se andiamo al bilancio di Roma Capitale, noi avremmo, grazie a questa operazione, un più 17. Questo più 17 l'amministrazione, con una delibera d'assemblea capitolina, ha scelto di destinarlo a di opere e di interventi che dovranno atterrare nell'ambito, appunto, dell'ottavo municipio, l'ambito territoriale dell'ottavo municipio. Quindi la cittadinanza ha partecipato, sono state scelte le opere. È evidente, abbiamo visto anche in questo assestamento, che non tutte le opere hanno immediatamente la possibilità di partire nel corso dell'anno, perché l'attuale codice degli appalti, anche come è stato modificato, insomma, recentemente, allargando sicuramente delle maglie, prevede una serie di operazioni, giustamente, a tutela dell'amministrazione, a tutela anche della cittadinanza, per fare in modo che le gare vengano fatte bene, e quindi ovviamente alcune opere vengono fatte un anno, altre magari vengono fatte l'anno successivo, ma comunque vengono fatte. E questa è un'operazione sicuramente importante. E perché ho fatto questo collegamento? Perché all'interno dell'attuale assestamento noi troviamo finalmente, e dico finalmente perché Roma non aveva mai avuto un'operazione di questa importanza, di questo rilievo, 20 milioni di euro sul decoro urbano per il bilancio partecipativo. Che cos'è di fatto questi 20 milioni di euro e che cosa andranno a finanziare? Questo ovviamente sarà attraverso un processo partecipativo che in questo momento è in corso, saranno quindi raccolti quelli che sono i fabbisogni della cittadinanza, ordinati e poi ovviamente messi, inseriti all'interno del bilancio di previsione per il 2020. Ripeto, è evidente che quelle che sono oggi le fasi, dalla progettazione ai vari livelli di progettazione fino all'indizione delle gare e poi ovviamente al collaudo, la legge prevede, diciamo, dei tempi necessari, soprattutto per opere che magari sono al di sopra di 1 milione di euro, quindi non si fanno in 2 minuti, anzi serve una corretta programmazione. Ed ecco che a luglio del 2019 l'amministrazione inserisce questi 20 milioni di euro per il 2020. Questa, appunto, è un'ottima programmazione economica che si sposa con quello che è stato approvato in Assemblea Capitolina. Precisamente nel 2018 l'Assemblea Capitolina ha riformato e revisionato lo Statuto di Roma Capitale, che è la carta costituzionale della città, introducendo l'articolo 8 bis, che è quello legato al bilancio partecipativo. Da qui poi è stato, dopo la prima sperimentazione, poi è stato approvato il nuovo regolamento del bilancio partecipativo, che ha previsto e ha disciplinato questo strumento. Quindi oggi noi finalmente vediamo concretizzarsi un impegno che l'amministrazione e che questa maggioranza, anche attraverso degli atti di indirizzo e dei regolamenti molto chiari, ha preso con la cittadinanza. Volevamo avere il bilancio partecipativo all'interno dello statuto, una sua regolamentazione e iniziare a sperimentarlo. È evidente che questo strumento è uno strumento utilizzato in tanti altri paesi. Scusi, consigliere Storni, vi prego solamente di abbassare leggermente il tono di voce, grazie. Grazie, presidente. Dicevo, è uno strumento utilizzato in tanti altri comuni, in tanti altri enti locali, molto utilizzato anche all'estero, dove addirittura ci sono delle sperimentazioni del bilancio partecipativo e addirittura ad impatto nazionale, quindi dove la cittadinanza partecipa al bilancio dello Stato e quindi l'amministrazione, diciamo, comunque raccoglie quelli che sono i fabbisogni della cittadinanza e tenta di ordinarli per rispondere insomma, a quello che è il fabbisogno, insomma, della cittadinanza, alle esigenze di una comunità, comunque per migliorare il dialogo con essa. Quindi all'interno di questo assestamento noi finalmente vediamo concretizzato un punto del programma e vediamo, come dire, questo punto del programma viene instradato. Inizia quindi il suo percorso per essere effettivamente dato attuazione e per diventare parte integrante dell'ente e della città.
che è evidente che non si può pensare, dopo aver fatto un regolamento, non possiamo pensare di aver finito il lavoro. In realtà, dopo che si è approvato un regolamento all'interno dell'Assemblea Capitolina, il lavoro è appena cominciato. Perché è evidente che poi quel regolamento prevede una serie di disposizioni che devono essere attuate. L'attuazione, come sappiamo, dipende poi l'attività nella separazione tra gestione e indirizzo, è evidente che poi dipende dagli uffici. Quindi di fatto noi ci troviamo, insomma, ad approvare degli atti che poi successivamente devono essere attuati, e alcuni atti, alcune attività sono di competenza ovviamente degli organi politici, come in questo caso i 20 milioni di euro che la Giunta, e quindi questa Giunta e la Sindaca Raggi, hanno deciso prima attraverso la delibera di Giunta di maggio e adesso con questo assestamento di dire sì. Effettivamente il bilancio partecipativo è una priorità di questa amministrazione, dobbiamo dargli credito, dobbiamo dargli continuità, questo è il primo anno, ci saranno cose che funzionano, altre cose che non funzioneranno, ma l'importante è quella di dare continuità a questo strumento per gli anni a venire. Roma non aveva mai avuto un bilancio partecipativo che potesse coinvolgere tutta la città, oggi con questi 20 milioni di euro stiamo dando una risposta a questa esigenza. Passiamo, Presidente, adesso entrando ulteriormente nel merito dell'assestamento di bilancio, c'è, diciamo, un aspetto che mi tocca, diciamo, dico da vicino, ma mi tocca dal punto di vista, diciamo, politico. Sicuramente l'assestamento è un momento importante perché di fatto, come dice spesso anche il Presidente Terranova, che ringrazio per la sua attività, diciamo, di commissione, prima di tutto di dialogo permanente con le opposizioni, con i consiglieri, con gli uffici, con gli assessori, insomma in un clima sempre sereno riusciamo a lavorare, e di questo devo darne atto da 3 anni a questa parte, costantemente, spesso, e questo dipende, lo dico ai colleghi dell'opposizione, io non penso che i provvedimenti ci sia una volontà nel ridurre, diciamo, spesso magari quelli che possono essere un po' i tempi di un dibattito o comunque dei tempi di discussione. In realtà poi i tempi vengono sempre riconosciuti, tutti hanno gli strumenti per esercitare il loro mandato e quindi se vogliono possono esercitarlo, altrimenti se ne possono stare a casa. E va detto quindi ringraziando, insomma, il Presidente, come dice spesso anche lui, il miglior assestamento è quello che prevede, diciamo, zero interventi. E devo dire che quest'anno siamo riusciti, questa Giunta anche è riuscita, a ridurre di un numero estremamente rilevante il numero delle variazioni di bilancio. Allora io mi chiedo, e lo chiedo all'Aula anche agli altri colleghi, ma un intervento, magari sul titolo secondo, di competenza dipartimentale o municipale, che, salvo che ci sia stato un problema magari di natura tecnica o dei mancati, insomma, degli accertamenti in entrata, che magari non possono essere fatti perché c'è una riduzione delle entrate per qualche motivo, ma un intervento sul titolo secondo, che a novembre viene restituito dalla struttura dipartimentale o dalla struttura municipale, significa che è un intervento che probabilmente è stato programmato male. Allora, il fatto di contenere, come è stato fatto richiesto nella memoria di Giunta, della Giunta, insomma, capitolina, contenere quelle che sono il numero delle variazioni, va proprio in questa direzione. Perché? Allora, qualcuno ha anche contestato il tema dei debiti fuori bilancio. Allora, il debito fuori bilancio non è un'eresia. Il debito fuori bilancio è un'eresia quando si sostituisce alla programmazione. È evidente che oggi il testo unico degli enti locali prevede l'esistenza dei debiti fuori bilancio, pensiamo quelli da sentenze, ma non è che il debito fuori bilancio in sé è può essere un problema, ovvio che è un problema, insomma, per l'amministrazione, e poi devono essere assolutamente accertate le responsabilità se ci sono da parte dei dirigenti o da parte di chi, diciamo, ha gestito effettivamente quell'attività, ma un debito fuori bilancio è ovvio che bisogna verificare caso per caso se si tratta di un debito fuori bilancio derivante da una mancata o da una carente programmazione o pianificazione, quindi magari effettivamente l'ente avrebbe dovuto fare delle attività, oppure un debito fuori bilancio derivante proprio da una problematica tecnica amministrativa che, come è normale, si può verificare, altrimenti il legislatore non avrebbe proprio previsto all'interno del testo unico degli enti locali, e quindi da questo punto di vista
mi premeva anche contestare questo aspetto. E l'altro elemento che secondo me è importante riguarda, sempre parlando dell'assestamento di bilancio, Presidente, quello che poi è la capacità concreta da parte dell'amministrazione di riuscire a spendere soldi, a spendere risorse economiche. Anche qui noi ci dobbiamo confrontare con una realtà, con un panorama, e su questo voglio dare atto che questa amministrazione dall'inizio e anche questa maggioranza con atti concreti dal primo momento si è posta nella condizione di dover rinforzare il personale capitolino in forza, insomma, all'interno dell'amministrazione. Facciamo un attimo una premessa per capire come questo possa intaccare effettivamente sulle risorse economiche dell'amministrazione. Noi sappiamo che tra il 2014 e il 2017, all'interno di quel percorso che fu previsto, diciamo, dal governo del Salva Roma, ci furono, con il decreto famoso del Salva Roma, ci furono tutta una serie di tagli o comunque di riduzioni, o comunque il piano sottoposto, insomma, all'attenzione del MEF e tutti gli altri soggetti, insomma, interessati dal punto di vista nazionale. E hanno messo Roma in una condizione sicuramente difficile dal punto di vista assunzionale, che era appunto quella di rallentare, fino a, diciamo, a interrompere quello che era il percorso delle assunzioni, delle graduatorie vigenti, insomma, ancora vigenti, che sono del concorsone del 2010, più ovviamente a questo si è aggiunto anche la carenza dovuta, diciamo, da un quadro probabilmente nazionale che da questo punto di vista noi abbiamo sempre contestato. E infatti devo dare atto invece che questo governo sta rilanciando proprio quello che è, insomma, un'attività, insomma, assunzionale importante all'interno della pubblica amministrazione, e questo è importante perché bisogna sicuramente riuscire il più possibile a fare in modo che alcuni servizi essenziali per la cittadinanza siano internalizzati. Ovviamente non può essere tutto internalizzato, per questo infatti esistono le società in-house o altri modelli che consentono, diciamo, di erogare servizi in modo più efficiente. Dicevo, dobbiamo quindi verificare effettivamente la capacità di spesa in relazione al personale capitolino. Allora, è evidente che nel 2016 è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti, e questo è una disciplina nuova che ha coinvolto tutte le pubbliche amministrazioni d'Italia. E questa nuova disciplina è ovvio che si è scontrata con una impreparazione da parte delle pubbliche amministrazioni, ma non la pubblica amministrazione di Roma, ma tutte le pubbliche amministrazioni d'Italia. È evidente che quando entra in vigore una nuova disciplina, è evidente che per poterla attuarla serve un po' di tempo. Ci si scontrava con un codice degli appalti che era del 2006, e quindi stiamo parlando di una disciplina che o comunque, insomma, di quel periodo, e di fatto ci siamo trovati questa amministrazione, come tante altre amministrazioni, di fronte a dover entrare all'interno di questa nuova disciplina e quindi portare avanti questi nuovi modelli, questa nuova modalità, quindi, di erogare effettivamente i servizi, quindi attraverso, o comunque fare delle gare attraverso, appunto, il codice degli appalti. E qui io non voglio assolutamente, come qualcuno pensa, che, insomma, si debbano, no, criminalizzare o i dipendenti, o dire sono partite le gare o altro. Questo secondo me è sbagliato. È sbagliato perché serve prima di tutto un'attività di formazione continuativa. E proprio su questo elemento, sia le linee programmatiche che nel regolamento ufficio e servizi, anche attraverso le delibere aggiunte, è stata istituita la scuola permanente di formazione per i dipendenti capitolini. Allora, come detto già all'inizio del mio intervento, è evidente che per poter modificare e mutare uno stato delle cose occorrono degli anni. Se prima non esisteva, diciamo, una struttura, una scuola permanente che potesse, diciamo, consentire ai dipendenti capitolini di potersi continuare a formare, perché è ovvio che le normative di 10 anni fa poi cambiano, e quindi per poter rispondere a quelle che sono le esigenze della cittadinanza, anche i dipendenti capitolini devono poter avere la possibilità di adeguarsi, e quindi l'amministrazione, e in questo caso questa amministrazione, gli è venuto incontro.
gli è venuto incontro istituendo questa scuola, che è evidente che ha dei tempi necessari per poter essere sviluppata e per poter andare avanti e per poter essere attuata, ma questo, diciamo, è un punto d'inizio e d'approdo fondamentale. Più andremo avanti e più la tecnologia andrà a mutare e sta già modificando quelle che sono le condizioni di lavoro dei dipendenti capitolini, ma anche all'interno del privato, e quindi se non abbiamo all'interno dell'amministrazione e quindi dal punto di vista pubblico un contenitore, una struttura che consente, diciamo, al personale capitolino di potersi anche alleggerire di questa preoccupazione e quindi mano a mano adeguarsi a quelle che sono le esigenze normative e tutte le modifiche che arriveranno, insomma, dal legislatore o comunque tutti i mutamenti dell'amministrazione capitolina, è evidente che non diamo una risposta ai 23.000 dipendenti. E su questo quindi va dato atto che dal 2016, da quando siamo entrati, c'è stata una grande inversione, diciamo, di rotta sul tema del contratto integrativo da parte dei dipendenti, del personale dipendente, quindi non dirigente, insomma, dell'amministrazione capitolina. Io ricordo che nella prima seduta di assemblea capitolina, prima o la seconda, insomma erano una delle prime, vi fu un atto di indirizzo che tra l'altro fu poi condiviso, insomma, con tutte le forze politiche, che riguardava proprio il superamento dell'atto unilaterale. A suo tempo, insomma, l'atto unilaterale di Marino, chi non lo ricorda, le manifestazioni qui fuori, con il contratto integrativo che è stato di recente anche rinnovato, quindi per sbloccare tutta la vicenda legata al salario accessorio dei dipendenti capitolini. Quindi da questo punto di vista è evidente che quando noi vediamo sul bilancio di previsione o anche nel rendiconto soldi non spesi, è evidente che bisogna scontrarsi con tutte queste variabili. Non si tratta soltanto di una... non sempre si tratta soltanto di una problematica legata magari a delle erronee, diciamo, programmazioni di alcuni interventi o comunque delle problematiche che sono magari intervenute nel corso dell'anno. Ci troviamo di fronte anche a un panorama sicuramente complesso che deve essere governato, deve essere gestito, non con una misura, con tante misure. Io ne ho elencate alcune, ma non sono tutte, insomma, non potrò essere esaustivo nel poco tempo, insomma, a disposizione ancora, però resta comunque il fatto che degli interventi per fare in modo di spendere più risorse, è ovvio che poi devono essere spese bene, e quindi bisogna fare in modo che la cittadinanza, per poter avere un'opera, possa averla e poi essere collaudata. E qui bisogna dare atto dell'intervento che ha fatto l'ANAC. L'ANAC a fine 2018 è intervenuto con un provvedimento, adesso non ricordo se era una delibera, una determina, comunque un provvedimento nel quale ha messo per iscritto i problemi legati alle opere, insomma, a scomputo, che i privati, no, nell'ambito di quelle che sono gli interventi, i programmi urbanistici, realizzano a fronte, diciamo, di interventi privati. Come sappiamo, lì si possono adottare, la legislazione vigente prevede due modalità: da una parte la monetizzazione, e quindi sono delle entrate che poi dovrebbero orientativamente, ed è quello che è stato fatto sulla delibera di Piazza Navigatori, poi essere destinata a quell'ambito urbanistico territoriale di riferimento dove viene fatta l'opera privata, proprio per dare, come non dico a titolo risarcitorio, ma da un punto di vista per indennizzare o comunque per compensare effettivamente quello che è l'intervento privato con ulteriori piccoli interventi di carattere pubblico. Ecco, e l'ANAC in una delibera molto interessante ha evidenziato effettivamente che all'interno di Roma Capitale sono molte le opere a scomputo che non sono state oggetto di collaudo nel corso degli anni. Da questo punto di vista va detto che la commissione urbanistica, e ringrazio la Presidente Iorio anche per questo, perché ha sempre acceso un faro fin dal primo momento, anche con diversi atti di indirizzo che sono stati approvati in Assemblea Capitolina, e è stato, lo anticipo, anche depositata un atto sul tema, appunto, delle convenzioni, proprio su questo, per dare seguito a quella mozione. È evidente che fare in modo che la cittadinanza possa avere
delle opere, le opere che, a scomputo realizzate dai privati, è evidente che questo è necessario. È necessario perché bisogna dare la possibilità all'amministrazione quindi di collaudare queste opere attraverso tutta una serie di interventi e restituirle quindi alla cittadinanza. Quindi anche da questo punto di vista va detto che c'è stato un intervento, insomma, da parte dell'amministrazione, è in corso, ci sono diversi atti di indirizzo su questo. E certamente la possibilità quindi di realizzare queste opere diventa fondamentale. Non ci nascondiamo, Presidente, che il momento dell'assestamento di bilancio è un momento fondamentale per quello che è, insomma, l'organo di governo dell'Assemblea Capitolina, ma anche della Giunta. Quindi si pone, a mio avviso, come un momento di dialogo politico e istituzionale, all'interno del quale la Giunta sottopone all'Assemblea Capitolina quella che è la sua idea, appunto, di come assestare il bilancio, altrimenti non vi sarebbe, insomma, questo strumento all'interno del testo unico degli enti locali, e l'Assemblea, prendendone atto, è evidente, insomma, che può modificarlo, emendarlo, migliorarlo, rafforzarlo, sempre in un'ottica di rispetto e di presenza. E anche su questo vorrei diciamo sottoporre all'attenzione quindi dell'Assemblea Capitolina anche un altro punto che riguarda l'assestamento di bilancio, Presidente. Il tema del verde. Ora, è sempre stato contestato all'interno di questa, diciamo, di quest'Aula, il fatto che il verde pubblico a Roma non è stato adeguatamente governato. Allora, non voglio fare il discorso andiamo a vedere prima come veniva gestito il verde, come erano gli appalti, eccetera, non ci interessa, in questo momento non ci interessa, basta, insomma, aprire i giornali e saperlo. Vediamo oggi effettivamente quali sono le operazioni che sono state fatte, e devo dare atto al collega Diaco che nel corso di questi primi 3 anni, quello che dicevano altri colleghi, insomma, sono stati fatti troppi regolamenti. No, invece è giusto che vengano fatti molti regolamenti, ed è in corso anche il tema del regolamento del verde, come il nuovo regolamento degli orti urbani. Io stesso ho presentato una delibera che va a rafforzare il concetto del decentramento del verde. Insomma, in buona sostanza, se non cambiamo, chi governa questa città non si pone nella condizione di riformare, ed è ciò che stiamo facendo, di riformare e revisionare tutto quello che è il quadro regolamentare dell'ente, ma come pensiamo che l'amministrazione poi sia in grado di poter spendere le risorse economiche in modo efficiente, efficace, con competenza, con sveltezza? È evidente che se non si hanno delle regole chiare, questo non può accadere. E allora, questa è un'operazione che necessita del tempo, ma necessita del tempo perché i regolamenti erano di 10 anni, 15 anni, 20 anni, 30 anni. Quindi dover adeguare un panorama regolamentare così datato non è una cosa da poco. Quindi chi verrà dopo di noi, insomma, all'interno di questa Assemblea Capitolina, magari sarà sempre il Movimento 5 Stelle, si ritroverà una città totalmente adeguata con quelle che sono le esigenze della città stessa, dei tempi e soprattutto alla pari di altri comuni d'Italia. Allora, questo sicuramente è qualcosa che non percepisce giustamente la cittadinanza, non lo può percepire perché di fatto è qualcosa che viene fatto nelle retrovie, ma è qualcosa di fondamentale. Se non si riorganizza la macchina, come effettivamente stiamo facendo in questi 5 anni, visto che l'abbiamo trovata, e lo dico senza problemi, a mio avviso l'abbiamo trovata totalmente disastrata, perché se noi prendiamo un regolamento e c'è un regolamento fermo, pensiamo al regolamento della polizia urbana o anche al regolamento del decentramento, non vengono aggiornati negli ultimi 10 anni, 15 anni, io onestamente mi chiedo, ma un dirigente, e quindi poi non bisogna puntare il dito nei confronti dei dipendenti, se si trovano con una norma che di 15 anni fa, ma come fanno ad applicarla? Cioè, c'è una difficoltà concreta, perché di fatto si svegliano la mattina, vengono all'interno dell'ufficio, in una struttura capitolina, e si trovano un regolamento che è datato 15 anni, 10 anni, e quindi a quel punto si trovano un qualcosa che magari potrebbero fare in 3 minuti, devono farlo in 40 giorni, lo fanno in 40 giorni, perché magari nasce un conflitto di competenza, perché nel frattempo l'amministrazione capitolina ha adottato tante deliberazioni sconnesse l'una con l'altra e non si riesce quindi ad arrivare a un filo. Invece no, invece questa amministrazione ha scelto di fare un lavoro
certosino da questo punto di vista, e va dato atto che tutte le commissioni hanno portato avanti, ciascuno per propria competenza, questo tipo di attività. Allora, questa è un'attività, ripeto, che non sarei curioso di vedere a fine consigliatura quanti regolamenti sono stati aggiornati da questa amministrazione, quanti ne sono stati fatti dalle precedenti amministrazioni, e poi effettivamente potremmo fare una valutazione su chi effettivamente ha operato, chi non ha operato. Poi è ovvio che all'interno del regolamento, di fatto a Roma un regolamento come se fosse una legge, visto l'impatto politico e l'impatto amministrativo e istituzionale che ha un regolamento, pensiamo soltanto al tema del commercio, o pensiamo anche a tante altre discipline che effettivamente hanno un impatto concreto sulla vita delle persone e quindi non possono che essere, insomma, fondamentali. Poi ciascuna forza politica produce i suoi emendamenti, fa le sue attività, ma da questo punto di vista, insomma, poi si va sicuramente avanti. Presidente, non vorrei andare, insomma, oltre, però penso che posso andare. Consigliere, altri 15 minuti se vuole. Perfetto, grazie Presidente. Quindi, pensavo avessi. Ora passerei, Presidente, invece in rassegna di quello che è il titolo primo, quindi le spese, insomma, che riguardano i servizi da questo punto di vista. Allora, noi vediamo che l'amministrazione capitolina, man mano che sta andando avanti, diciamo, le attività, sul titolo primo anche qui le spese stanno aumentando, perché finalmente si riesce a programmare per tempo e quindi ad approvare per tempo quelli che sono gli atti fondamentali dell'ente. E su questo apro e poi chiudo una parentesi. Allora, se un consigliere si presenta in assemblea capitolina durante la sessione di bilancio, è evidente che sta facendo un lavoro vero e proprio per la cittadinanza, perché si tratta di quei provvedimenti fondamentali sui quali, se l'amministrazione decidesse o l'assemblea di non provvedere, di non determinarsi, e poi ci sono delle conseguenze amministrative. Quindi secondo me possiamo tranquillamente dire che è proprio in questi momenti che si va a concretizzare quello che è il ruolo del consigliere capitolino e la responsabilità del consigliere capitolino di esercitare nella libertà il suo mandato, anche se poi nel nostro caso, insomma, come Movimento 5 Stelle abbiamo firmato un codice etico e ci siamo, insomma, impegnati a tutta una serie, la nostra visione politica, una serie di attività, di dare maggiore trasparenza e maggiore informazione su quello che effettivamente sono i nostri comportamenti di tutti, che poi è ovvio che si snocciolano attraverso quelli che sono gli atti previsti e le attività previste dal regolamento, le interrogazioni, gli accessi agli atti, le mozioni, gli atti di indirizzo. E su questo, dicevo, passando quindi sul titolo primo, bisogna dare sicuramente atto di una capacità dell'amministrazione di riuscire a programmare meglio, perché se siamo riusciti in questo anno a ridurre il numero delle variazioni di bilancio, io credo, ma questa è una mia credenza, poi magari verrò smentito nei prossimi decenni, che si vadano anche a ridurre i debiti fuori bilancio. Cioè, i debiti fuori bilancio nascono, per come la penso io, nascono lì dove l'amministrazione non si determina. Quindi dove l'amministrazione, un momento di vacanza, un momento, insomma, di una lacuna, l'assemblea non si riunisce, o comunque c'è un'attività, diciamo, che continua ad andare in proroga avanti negli anni, non si riunisce, e quindi si formano a quel punto dei debiti fuori bilancio, perché l'amministrazione, per far fronte a delle esigenze urgenti che non possono essere programmate in quel momento, perché manca proprio la fase di programmazione, perché qualcuno non approva il bilancio, non approva il rendiconto, non approva la variazione di bilancio, non vengono approvate le variazioni, insomma tutto quello che nel passato anche tanti comuni, insomma, accade. Noi abbiamo visto anche delle esperienze, basta, insomma, aprire qualunque
qualunque gazzetta ufficiale, eccetera, dove si vedono consigli comunali e comuni dove vengono effettivamente sciolti di fatto, comunque commissariati, perché c'è stata un'inadempienza anche da questo punto di vista, attraverso il prefetto, insomma, il ministero e tutte quelle discipline previste, insomma, molto complicate, che la cittadinanza magari non comprende perché non le conosce, e quindi non si trova, diciamo, a capire effettivamente per quale motivo sia importante o meno il bilancio. È evidente che invece il bilancio è un momento fondamentale. Allora, i debiti fuori bilancio si creano lì, si creano attraverso il ritardo. Ora, se l'amministrazione capitolina non ritarda ad approvare questi atti, e quindi tutti i consiglieri sentono questa responsabilità, allora stiamo andando nell'ottica di ridurre i debiti fuori bilancio, anche se poi è evidente che il testo unico degli enti locali li preveda. Questo non dobbiamo nascondersi, insomma, dietro un dito, li prevede, quindi di fatto possono esserci. Però dall'altra parte bisogna dire che, immagino, insomma, un'ottima, una buona programmazione, atti approvati nei tempi e tutto il resto, anche sul titolo primo, questo consente all'amministrazione di poter far fronte, quindi poter programmare prima effettivamente delle gare, poter programmare prima. Poi, ripeto, come ho detto prima, il codice degli appalti è solo di 3 anni fa. Non stiamo parlando di un provvedimento che è di 10 anni o di 15 anni, quindi è fisiologico e naturale che ci sia un anno, 2 anni di rodaggio per tutte le pubbliche amministrazioni. Questo io lo ritengo un'attività fisiologica e quindi non imputo, insomma, questo né a questa amministrazione né alle altre amministrazioni d'Italia, perché è fisiologico che sia così. Da questo punto di vista, quindi, sul titolo primo vediamo certamente un aumento della spesa, ma anche un aumento di quelli che è, insomma, la garanzia di alcuni servizi. Pensiamo soltanto, e vedo, insomma, la Presidente Catini sul tema che molto, insomma, si spendono anche sul tema del sia ovviamente l'assistenza sociale, che come sappiamo per la maggior parte è decentrata, ma anche sul tema del trasporto disabili, che anche attraverso, insomma, tutta una regolamentazione, un lavoro che è stato portato avanti, anche su questo fronte va detto che una risposta è stata data, quindi con un incremento di risorse che nel corso degli anni c'è stato dal 2016 ad oggi. Poi è evidente che, come tutte le materie, e come ho detto prima, deve essere regolata, quindi non è soltanto la risorsa economica che consente poi l'erogazione del servizio, ma è la regolamentazione a monte, i criteri generali o le direttive di giunta, tutto quello che è previsto dal testo degli enti locali, dallo statuto e dai regolamenti, che consente poi di poter meglio declinare effettivamente quel tipo di fattispecie, insomma. Ora, Un altro tema che è stato toccato, insomma, nel corso degli ultimi, e che magari trova ovviamente anche qui spazio all'interno del bilancio, perché spesso troviamo degli interventi legati a manutenzioni e legati, insomma, ai centri anziani, è quello che è un'opera, insomma, un intervento importante anche qui, sempre con un regolamento che sta portando avanti la collega Donati, che ha lavorato, insomma, per riuscire ad aggiornare il regolamento sui centri anziani. Per carità, come tutti i regolamenti può essere migliorato, può essere rafforzato, può essere emendato, ma di fatto il regolamento c'è, la proposta di regolamento è stata depositata, ha iniziato il suo iter nei consigli municipali, attraverso, insomma, tutte le commissioni, e, insomma, spero che approdi il prima possibile anche questo in Assemblea Capitolina. Anche qui vediamo che quella che è una riforma importante, che come ha un impatto anche questa sul bilancio, però trova, come dire, la sua fonte generatrice di queste risorse, o comunque la sua regolamentazione, attraverso un provvedimento che era datato e che necessitava anche questo di essere adeguato. Io voglio dirlo, colleghi, ma voi sapete quanto effettivamente, penso di sì, perché, insomma, siete da più tempo di noi qui in Assemblea Capitolina, quanto tempo può impiegare un singolo consigliere capitolino o comunque la commissione che esamina per poter riformare e revisionare un regolamento intero? Io ricordo veramente il regolamento sul commercio che il collega Coglia aveva portato qui in Assemblea Capitolina. Parliamo di un provvedimento che nulla, mi permetto di dire, nulla da invidiare a normative di settore. Regolamenti che hanno dai 10 ai 20, 30, 40, 50 articoli, anche di più,
e che quindi necessitano di una massima attenzione, massimo controllo, e gli uffici, anche su questo bisogna dare atto, che è ovvio che se a un ufficio arriva una delibera di indirizzo con 3 punti è differente rispetto a un regolamento con 54 articoli, quindi magari potrebbe impiegare un tempo un po' più lungo per poter dare il parere, ma questo insomma è fisiologico, anche questo fa parte insomma della natura delle cose, immagino. Resta comunque il fatto che anche lì, per riformare un settore importante, e su questo vi rimando direttamente ad aprire i giornali, insomma, e ad aprire quelle che sono le notizie di stampa su quel settore che sono uscite insomma qualche mese fa, per capire quanto anche quel settore aveva bisogno di regole certe. E anche lì, se si danno regole certe per il funzionamento su alcuni settori all'amministrazione, è evidente che poi le risorse riescono ad essere spese in modo più efficiente, anche più velocemente, ma non è una cosa che si fa in 3 giorni, è un qualcosa che si fa in 5 anni, altrimenti i mandati duravano 3 giorni. Ed è per questo motivo che in questa consiliatura tanti di quei regolamenti che vengono portati in Assemblea Capitolina stanno effettivamente cambiando il panorama di questa città. Lo stanno cambiando, è qualcosa che a vista d'occhio. Pensiamo soltanto all'esempio insomma del bilancio partecipativo, pensiamo anche al regolamento di polizia urbana o al regolamento sul commercio, insomma al regolamento del trasporto disabili, o anche quello che riguarda gli AEC, insomma tutte discipline che mano a mano che si va avanti stanno portando un mutamento di quella che era dell'azione amministrativa originaria, che l'amministrazione insomma capitolina aveva portato avanti magari nel corso degli ultimi 10 o 15 anni. Un altro punto che è importante sottolineare è che, come sappiamo, il 31 di luglio è già stato illustrato insieme poco prima dell'assestamento di bilancio, la Giunta presenta all'Assemblea Capitolina anche il documento unico di programmazione. E anche qui bisogna dare atto che i tempi volti insomma a consentire all'Assemblea Capitolina di prendersi il documento unico di programmazione per tempo, studiarselo, vedere qual è la proposta della Giunta e poterlo modificare, come abbiamo fatto l'anno scorso, per poter poi adeguare quelle risorse, diciamo, quelle spese, quegli interventi che sono il bilancio, a quelli che sono gli obiettivi strategici operativi, e poi nel successivo PEG approvato con l'anno nuovo, a quelle che sono le linee programmatiche dell'amministrazione. Su questo bisogna dare atto anche qui che il Presidente Terranova ha sempre garantito la massima partecipazione di tutti i consiglieri alle commissioni. Da questo punto di vista bisogna dire anche un'altra cosa che spesso noi non ricordiamo, ma è importante per capire quanto noi consiglieri, Presidente, possiamo intervenire sulle scelte, anche sugli orientamenti e sugli indirizzi. E ricordo e ne do atto insomma a alcuni consiglieri dell'opposizione che spesso, anche non essendo membri di alcune commissioni, si presentano le commissioni di cui non sono membri per portare avanti un'istanza, un tema, e questo gli va dato atto dell'importanza. Anche altri consiglieri di maggioranza l'hanno fatto, per carità, però questo è importante per far capire quanto effettivamente il ruolo di consigliere capitolino, e quindi la responsabilità che si ha sia quando diciamo si è maggioranza, quindi quando si hanno comunque dei numeri consistenti per poter approvare o meno degli atti in aula, sia quando si è diciamo all'opposizione, quindi si è minoranza, però in entrambi i casi sia la possibilità di partecipare a tutte le commissioni. Quindi su questo voglio insomma dare atto anche qui della capacità del Presidente Terranova in Commissione Bilancio di aver sempre dato l'opportunità a tutti insomma di non solo di intervenire, ma di avere un dibattito serio, trasparente, condiviso e soprattutto propositivo, perché altrimenti se ci presentiamo come abbiamo fatto per governare questa città con delle linee programmatiche, insomma quello che spesso
giustamente è il lavoro dell'opposizione, viene contestata la mancanza di proposte. Io credo che invece di proposte non sono, ce ne sono molte, molte sono anche già state approvate all'interno di questa Assemblea Capitolina, molte hanno necessità di tempi di attuazione, a questo bisogna dare atto, insomma, anche delle necessità, insomma, che occorrono comunque dei tempi ai dipartimenti, agli uffici. Il tema sul personale l'ho affrontato prima. Dicevo, quindi, sul documento unico di programmazione c'è da qui un punto che secondo me si collega anche col tema dell'assestamento di bilancio e la capacità di spendere soldi. Questo riguarda l'indennità di risultato. Allora, se noi parametriamo l'indennità di risultato a una serie di criteri che sono all'interno del regolamento sui controlli interni, anzi in particolare del regolamento sulla performance di Roma Capitale, con le strutture deputate come l'OIV, che fanno un lavoro, noi abbiamo avuto l'opportunità, insomma, di vederli in commissione, devo dire, insomma, che il loro lavoro è meritevole, anche un lavoro sicuramente molto complesso, quello di aggregare i dati. Ecco, da questo punto di vista sicuramente un passo in più si può fare sul migliorare e rafforzare, utilizzo un termine forse improprio, targettizzare meglio quelli che sono gli obiettivi operativi dei dirigenti, delle strutture e tutto il resto. Questo è compito prima di tutto dell'Assemblea Capitolina per quanto riguarda gli obiettivi operativi all'interno del documento unico di programmazione, è compito della Giunta per quanto riguarda il PEG e quindi poi compito di fatto dell'amministrazione poi attuarli. Ecco, su questo sicuramente, questo lo anticipo, insomma, io stavo lavorando a una proposta su questo per fare in modo che si potesse rafforzare gli obiettivi operativi con quelli che poi sono anche dei dati dal punto di vista contabile, che non è soltanto spendere soldi, ma è spendere soldi, spenderli bene e fare in modo che anche la cittadinanza sia soddisfatta di come li stiamo spendendo, perché non ci dimentichiamo che noi qui stiamo governando nell'interesse di una comunità cittadina, quindi è evidente che se si governa, si amministra una città, bisogna sempre restare in ascolto di quelle che sono le istanze e le problematiche della cittadinanza. Attività che tra l'altro noi abbiamo fatto diventare un modello direttamente all'interno dello statuto, un vero e proprio sistema nuovo che mano a mano nel corso degli anni attraverso una successione di atti sta andando in porto e sta iniziando a dare risultati, devo dire, anche con questo provvedimento legato al bilancio partecipativo che io insomma spero, e lo dico senza problemi, spero che venga portata avanti nei prossimi 30-40 anni all'interno di questa città, perché di fatto si tratta di un modo diverso con cui dobbiamo costruire il bilancio di Roma. Allora, se noi il bilancio pensiamo di poterlo costruire e di continuarlo a costruire sempre parlando in 48 consiglieri, sicuramente questo è utile, è funzionale, è quello che prevede, insomma, anche il testo degli enti locali, però perché non avere uno strumento come il bilancio partecipativo che consente di avere annualmente o comunque anche ogni due anni il polso di quello che sono i fabbisogni della cittadinanza. Consigliere, mi scusi, devo invitarla a concludere. Sì, Presidente. Quindi, andando in conclusione, Presidente, sicuramente questo è un assestamento all'interno del quale i 20 milioni sul decoro urbano sono stati inseriti. Così come sia questa Assemblea, insomma, aveva chiesto attraverso l'approvazione di vari atti, sia come anche la Giunta aveva comunque anticipato attraverso tutta una serie di attività. Questo quindi, Presidente, sicuramente è un assestamento degno di nota, perché è un assestamento, a mio avviso, che traccia, insomma, una linea di come, dopo aver essersi effettivamente impegnati nel fare delle attività, vengono anche portate a termine. Grazie.